Un operaio deve sollevare una cassa di massa 96 kg dal pavimento e collocarla su un ripiano di altezza 1,2 metri da terra. La massima forza che l'uomo riesce ad applicare alla cassa è di 380 N, che non è sufficiente per sollevare la cassa verticalmente, per cui decide di ricorrere a un'asse di legno inclinata con le estremità appoggiate al ripiano e al pavimento. Calcola la lunghezza minima dell'asse nel caso in cui l'attrito tra l'asse e la cassa sia trascurabile. Quindi abbiamo una situazione di questo tipo. Abbiamo un'altezza di 1,2 metri, questa è l'altezza, e abbiamo un operaio che deve spostare una cassa e farla salire per metterla su uno scaffale. Quindi l'operaio spinge con una determinata forza la cassa e c'è la componente della forza peso che agisce sulla cassa. Ricordiamo che la forza peso può essere scomposta nelle due componenti, perpendicolare al piano e parallela al piano. Quindi questa è la forza peso e questa sarà la componente parallela della forza peso. Allora dobbiamo calcolare la lunghezza minima del piano inclinato, quindi diciamo L. Tutta questa lunghezza, perché in base a questa lunghezza ci sarà una componente della forza peso che potrà essere annullata dalla forza massima che è in grado di impiegare l'operaio per spingere la cassa. Una volta che le due forze si annulla, la cassa potrà essere spostata con più facilità. Quindi ricordiamo che, chiamato alfa l'angolo che l'asse forma con il pavimento, possiamo scrivere che l'altezza h è uguale all'ipotenusa l per il seno dell'angolo alfa. Ma possiamo dire anche un'altra cosa, che l'angolo alfa è anche quest'angolo qui. E quindi che la componente parallela della forza peso può essere scritta come forza peso per il seno di alfa. Inoltre sappiamo che la componente della forza peso parallela al piano come modulo è uguale al modulo della forza esercitata dall'operaio. Quindi potremmo scrivere che il seno di alfa è uguale alla forza dell'operaio diviso la forza peso che agisce sulla scatola. Sostituendo questa informazione del seno nella precedente espressione, nella numero 1, abbiamo che H è uguale ad L forza dell'operaio diviso la forza peso e quindi la lunghezza del piano inclinato sarà uguale all'altezza per la forza peso diviso la forza dell'operaio. Conosciamo queste tre variabili e le andiamo a sostituire. E quindi possiamo scrivere che la lunghezza è uguale, l'altezza è 1,2 metri, per la forza peso è 96 kg per 9,8 e la forza massima che può impiegare l'operaio è 380 N, uguale a 2,97 che è circa 3 metri.